Nel cuore della Pigna Secca è stato intitolato a Nunzio Gallo il largo in cui viveva, una cerimonia molto sentita a cui hanno preso parte familiari, artisti, cittadini, voluta dalla commissione toponomastica del comune su impulso dei figli e grazie all'impegno della seconda municipalità. A ricordare l'artista con gli assessori alle politiche giovanili e alla cultura Alessandra Clemente e Nino Daniele c'erano la famiglia e tanti amici, da Enzo Gragnaniello a Mariano Rigillo, Giacomo Rizzo, Isa Danieli e Antonella Morea. Io vorrei sottolineare il fatto che oggi come oggi che ai giovani vengono spesso tarpate le arie e sono costretti a cercare altre strade pur venendo da quartieri popolari. Mio padre è l'esempio che invece partendo da un negozio di frutta si può arrivare a conquistare il suo mondo, non il mondo ma il suo mondo. Per cui la lezione di mio padre penso sia questa qui: i ragazzi devono credere alle loro passioni e ci devono andare fino in fondo. Noi più vecchi, noi più anziani siamo qui per sostenerli e per dargli una mano, sempre camminare dritti per bene e non fare stronzate nella vita. Mio padre è stato la dimostrazione di questo. È un atto d'amore per la città che in modo chiaro dice alle napoletane e ai napoletani, non solo, anche giovanissimi, quali sono i modelli e i punti di riferimento della città. E Nunzio Gallo è un grande punto di riferimento, un orgoglio, non soltanto perché un uomo di cultura, ma soprattutto perché lui amava la sua gente, il suo popolo e amava questo quartiere, il quartiere della Pigna Secca, che oggi è al centro di un progetto di rigenerazione urbana con la seconda municipalità guidata da Francesco Chirico, importante. Proprio per rendere l'armonia, quell'armonia della musica e della voce meravigliosa di Nunzio Gallo e rendere questo quartiere punto di riferimento dei tanti turisti e delle tante persone che amano Napoli e che in questi anni ci stanno rendendo capitale della cultura e del turismo. È un'emozione particolare perché vedere l'affetto e l'amore che le persone hanno per mio padre, che adesso non c'è più da 10 anni, insomma, e riesci a capire che quando fai qualcosa per la tua città, quando lo fai come l'ha fatto lui, con l'amore incondizionato, con un amore spropositato per la tua città ti ripaga, perché Napoli è una città che ama e capisce senza nessuna formalità chi ama questa città e chi la giudica. Più passa il tempo e più sentiamo come qualcosa di indimenticabile, quindi questo ricordo, questa memoria che conserviamo e trasmettiamo era una decisione necessaria e quindi io sono molto grato al sindaco, alla commissione toponomastica per questa decisione. Io lo ricordo ancora quando ragazzino veniva alla festa del quartiere, era un'emozione indescrivibile, un mattatore, un grande protagonista, un grande figlio di Napoli, forte di una grande tradizione ed è il nostro orgoglio e soprattutto ci fa ritrovare come comunità e questa è la cosa più importante.